Amiche ed amici della Kenobi Biscotti Productions, benvenute e benvenuti ad un'altra puntata. Io sono Andrea Babic e lui è Danilo Della Frana. Guardate, proprio così. Se avete, ne stavamo parlando proprio adesso, fuori onda, se avete qualsiasi dubbio videoludico, potete scrivere al suo indirizzo email, che ricordiamo essere superdotato giapponese 94, @gmail.com. Esatto, d'altro canto, dopo aver visto Akiman, io dovrei creare prima o poi questa mail. Secondo me qualcuno la sta creando in questo momento. Qualcuno la sta creando in questo momento ed è un problema. Perché siamo qui questa sera? Questa sera siamo qui perché, come posso dimostrarvi con circa 500 colpi di mouse, quindi non ce farò mai. Ci vediamo se funziona. No, Dan scompare se faccio così, che Dio li fulmini tutti quelli che hanno fatto sta tecnologia del merda. Arrivo, adesso c'ho i problemi. Vai tranquillo. Ma che schermo intero, mortacci tua? Non voglio lo schermo intero. Io sono i problemi, è una frase bellissima. Sì, ma tu non capisci, cioè non senti il mio dolore, questo è il problema. Invece il mio dolore è cocente. Allora, se io faccio così non vedo un cazzo, ma se io me lo metto lì non vedo te. Così vedo te? Sì, tu ti muovi? Sì, allora ce l'ho fatta, bravo. Sì, guarda, sono mobile. Sì, mobile. Il Danilo è mobile sulla poltrona col dito indice, no, col dito medio. Vabbè, non mi ricordo, era una vecchia canzone, una bella canzone che si cantava una volta, la bella canzone di una volta. Di cosa stiamo dicendo? Questa sera puoi zoomare? No, non posso zoomare, purtroppo mi spiace, ho dei problemi che non posso spiegarvi, cioè posso zoomare così ma poi devo... Non andremo da nessuna parte. Adesso mi tocca ricominciare la puntata, te lo dico. Già sento che qua con questa cosa adesso, ho fatto tutto adesso. E questo è il massimo che posso zoomare, perché poi vado in full screen, andando in full screen, da questa finestra, obnubile alla finestra di chat di Dan, e non posso contemporaneamente avere Gian anche, oltre che Dan, Rick e Dan, che parla, che si muove, ma scompare, perché cazzo, insomma. Ricominciamo la puntata perché è più bello, anzi no, andiamo avanti così. La puntata è dedicata a ripresentare tutto, ma che stiamo sempre pazzi. Mi stavo scherzando, comunque a questo libro qui, esatto, appena uscito, guardate, l'ottavo Visual Compendium di Bitmap Books, stavolta, esatto. Sì, eccolo, è lui. Vedere l'effetto lenticolare ma anche testicolare. Sì, si vede su Mario, c'è una tartaruga, tutti sono lenticolari, tutte le cose? Non tutti, te lo dico subito, solamente gli oggetti. Ah. Tu sai che questi sono messi in ordine alfabetico, no? Certo. Banana. Sì, hanno dovuto mettere NES di Smash Brothers per riuscire a compilare un alfabeto con Nintendo 64. Più di Quest. Esatto, va bene. La Q di Quest 64, dopo lo giochiamo. Quindi abbiamo il libro. Perché abbiamo il libro? Abbiamo il libro perché Danilo Della Frana lo ha comprato e gentilmente i ragazzi di Bitmap gli hanno fatto un PDF che però poi il nome è suo, quindi non ve lo distribuiremo. Dovete comprarvi il libro, cazzo. Esiste solo digitale? No, purtroppo no. No, devi succare. Va bene, sempre così. Perché d'altro canto questa è un'economia, una Internet of Things. Siamo qui con un Nintendo 64 FPGA, quindi guarda che si muove tutto, quindi in realtà siamo qui con un Mister FPGA in questo caso. Avremmo potuto anche usare banalmente il Nintendo Switch con tutti i giochi del Nintendo 64 sopra, dati dalla cosa online, ma quelli ci servono solamente per poter poi fare questa cosa con il Mister FPGA, quindi dire vabbè, ce l'abbiamo di là, invece li giochiamo di qua. Quindi in realtà vogliamo guardare un po' il libro. Cosa ci offre questo libro? Ci offre delle pagine, guardate, tantissime pagine, con tantissime scritte. Grazie per aver comprato questo libro, questo è il complimentary. Ora, una cosa molto impopolare, questo probabilmente è il mio Visual Compendium, diciamo che è il Visual Compendium che mi lascia più indifferente dopo ovviamente quello dell'Atari 2006 e 7008, francamente, anche no. Perché diciamo che la grafica del Nintendo 64 non si presta proprio benissimo a essere immortalata in queste foto così belle, no, col suo smarmello. Ma poi diciamo, cioè, Nintendo 64 è una console di merda, cioè si può dire adesso, no? Ciao, c'è un Armocei che si è una io testa, lo dico dagli anni 90, quindi è una testa ancora più coronata d'oro. Cioè, anche una console di merda può avere dei titoli fantastici, assolutamente. Certo, anche una console di merda può avere sicuramente un gamepad che
forse ergonomicamente invecchiato male e esteticamente è sempre stato terribile Fisher-Price, ma Rivoluzionario come pochi. rivoluzionario, rivoluzionario assolutamente. Quindi sì, Nintendo 64 è rivoluzionario. Nintendo 64 ha avuto almeno due giochi che hanno fatto la storia dei videogiochi, assolutamente. Complessivamente non è una console che ha l'appeal come libreria, come parco giochi complessivo di tante altre console. Inoltre ha sicuramente avuto dei colli di bottiglia tecnici e delle scelte proprio di sviluppo hardware che nel momento storico in cui Nintendo 64 è uscito non hanno giocato. Quando dico Fisher Price, specifico che non tutte le cose Fisher Price fanno cacà. Per esempio, questo Il collo computer, di esatto, questo MSX solito che ormai tengo qui fisso, non riesco più a toglierlo dalla scrivania. Sicuramente è plasticoso e rosso, ma non è Fisher Price. Perché? Chi lo sa? Bene. Quindi andiamo avanti a vedere un po' di questo libro. Io devo dirti una cosa, non sono il super fan assoluto globale, neanche dei libri della Bitmap, se devo essere sincero. Preferisco altri libri, altri editori, mi è piaciuto moltissimo. Anch'io. Io li amo per l'impaginazione, Sì, per impressione l'impaginazione ottima, sicuramente. per la qualità e la composizione delle immagini, che come ho già detto in questo caso lascia un filo a desiderare perché la grafica dell'Nintendo 64 lo è. Questo è un po' il problema di fondo in Sì. questo momento. Qua abbiamo. E mi piacciono principalmente perché tirano dentro alla realizzazione del libro, non solo un sacco di personaggi importanti grazie alle interviste, ma anche i commenti che sono ai lati dei giochi presi in questione, presi in esame, a volte sono affidate a personalità piuttosto interessanti, tipo Paul Davis, che è l'ultimo grande recensore, chiamiamolo così, di videogiochi ancora all'attivo, anche se parzialmente dagli anni 80-90. Esatto, esattamente. Insomma, c'è della ciccia, non è che non c'è. Ci sono comunque Solo questi che momenti. finita in tante pagine, che, giustamente Visual Compendium, tu mi insegni, effettivamente deve mostrare un apparato grafico consistente. Esattamente. Cioè, Quindi queste la pagine ciccia qua. un attimo finita. Ecco, per esempio, questa pagina qua, secondo me, è deliziosa. La cosa che mi fa impazzire è che questa pagina è bella per due ragioni. Per la cartuccia giapponese di Mario Party 2 e la cartuccia giapponese di, penso che quello sia Famista 64, non sono sicurissimo, ma credo che sia quello. Per il resto, sì, c'è i Turok, che Dio Guarda, non santissimo. a caso, sì, Turok fantastico. Si è accesa la TV da sola. Non a caso il libro Big Bang Books, proprio imprescindibile, quello che devi avere a tutti i costi, è la storia dei JRPG, che è veramente sensazionale, però giustamente è curato quasi interamente da Kurt Kalata. Vabbè, Quindi grazie anche a te. la differenza è colossale, colossale. Sì, è Quindi se quello, è volete quello. investire soldi in libri e a questo punto li potete avere anche digitali, comprate, cercate quelli di Hardcore Gaming 101, nettamente. Assolutamente. Quello del Super Famicom com'è? Non è male. Non era male. Quello del Super Famicom me lo ricordo carino. Ma aspetta un attimo, ma è della Bitmap Books anche quello? Sì, non riesco a vedere fin là. Aspetta che faccio due cose, spengo. Sì, Assolutamente, se è un Visual Companion per forza. Ne no, aspetta un attimo, hanno guarda. fatti 8. Questo in realtà a questo punto sarebbero dovuti essere 9, no? Poi c'è Esatto, Sega, Cease and Desist per il Mega Drive, come sì, sappiamo. incredibile tra l'altro, incredibile. Arrivo Incredibile. subito, aspettate, devo. Cioè, Vai, là vai. posso continuare a parlare, ma non vi sento, cioè non sento danno, però devo chiudere la TV che si è accesa da sola quando ho pippolato. Ok, Poi un Nintendo 64 poltergeist, è e normale, dobbiamo andare a normale. A vedere Trieste cos'era succede. questo. Questo qua è. Questi qua non sono, ma cosa cazzo è questa roba nera orribile? Ah, questo è Mega Drive. Ma che è sta roba? Ma chi me l'ha dato questo? Ma che è? Non Scusa, so c'ho cosa stai facendo, l'edizione. cosa tieni in mano. Oh, caputa. I got the books. Stavo guardando. Allora. Questo è il mio preferito in assoluto, probabilmente di questo tipo di pubblicazioni, The Art of Atari, nonostante io non sia un atariano,
storicamente. Bello. Questo è bello, questo è molto bello, sono belle le interviste, le immagini sono strepitose, insomma, non mi metto neanche a, ma sono veramente bellissime, soprattutto la roba di Coso, come si chiama? No, Hiro Kubota, come si chiama il tizio? Dai, quello è sempre lui, quello di Pengo, quell'illustrazione incredibile, bellissima. Sentipede. Centipede, Centipede, quella anche di Atari. Hiro Kimura, non Hiro Kubota. Lui è molto bravo. E questo è bello. Bitmap Books ha fatto anche questi qua, che sono la box art. Esatto. Questi non sono male, secondo me. Dipende quale. Super Famicom è molto bello. Cazzo, ma si sta spaccando però. Wow! Non lo prendevo in mano da un po', la legatura si sta sminchiando. E questo non è buono per un libro che stai cercando di dire che è bello. Perché vuol dire che è bello. Paradox, quello a fianco cos'è? Sotto sopra non lo riconosco. Questo qui è Game Boy. E No, no, se... l'altro gioco, vabbè, oramai l'hai chiuso. Ah, scusami, l'ho chiuso Volevo fare perché... guest game dalla finestrella piccola, che non era male come idea. Tieni, faccio un guest game, visto che stiamo parlando di Nintendo 64. Guest game. Vabbè, così vedi il titolo, bro, e non va. Così Sì, così è vedi il più titolo. difficile, guarda. Oh! Si muove, non riesco a capire, non riesco a capire. Che cos'è? Il Mai visto. Lady Stalker. Bel poker. titolo comunque. Sì. No, allora, Con tanti questo significati. sì, questo è molto bello, secondo me, perché sono belle le cartucce giapponesi Nintendo 64. È Super Famicom. Non essendoci cartucce Esatto, anche questo. americane. Un'altra linea bellissima che vi consiglio quando riuscite a trovarli, perché ci sono alcuni che sono andati fuori stampa, ovviamente non verranno più ristampati, sono quelli della Geek Line. Io ce li ho tutti quanti e sono veramente belli, belli, belli e straordinariamente profondi per quanto riguarda le informazioni. Alcuni, tipo quello del Neo Geo, non usciranno mai più e sono veramente sensazionali. Allora, questo qua è un bel libro, quello del Game Boy. Qualcuno, Vergani in particolare, non era molto soddisfatto della selezione delle copertine. Cioè diceva, sì, belle le copertine che sono qua, ma si sono pisciati una serie di copertine giapponesi molto belle senza un criterio che non fosse Allora, io semplicemente... ho un fantastico aneddoto per questo, perché praticamente c'è la copertina di Hokuto no Ken, dove c'è Kaio in copertina, Sì. e avevano scritto qualcosa tipo sulla copertina c'è Kenshiro che fronteggia il suo fratello Raul. E io scrissi, misi lo screenshot su Facebook con la scritta "Come sto andando? Male per Dio!" Male per Dio, male. Male, e tipo mezz'ora dopo si palesò sotto quella foto proprio Kurt Calata e mi chiese perché avevo scritto quello, cioè che cosa c'era di sbagliato, e spiegai a Kurt che Che non capisco. effettivamente l'origine del personaggio, gli spiegai che per noi in Italia, per una certa fetta demografica, Kenshiro è praticamente una seconda religione, forse la prima, e quindi un errore simile, imperdonabile. Senti, io poi ho anche questo. Mega Drive. Qual è? Oh, Mega questo Drive. non ce l'ho. Allora, non so perché ce l'ho, ma questo era molto figo. Questo Questo è è di. molto germa, eh? Questo sa di germa. Sai che non so chi cazzo me l'ha dato questo? Sega Mega Drive Genesis Collected Works. Potrei tipo averlo comprato io, succede anche questo. E questo qua è bello, questo è scritto molto bene, ha comunque queste cose bellissime appunto da Visual Compendium. Ma chi lo ha editato? Non riesco a leggerlo perché sono vecchio. ROM. Ma quasi quasi vado a prendere qualche libro anch'io, così parliamo di tutto tranne il Nintendo 64. Resta così aperto e intanto parliamo di Non è cazzini. Non era male. male. Vabbè, siamo dei pessimi. Vabbè. Comunque, questo è molto bello. Questo è molto bello. Pensate che forse era un Kickstarter, ma che cazzo. L'ho comprato. Ma arriviamo, dai, hai ragione, scusami, giustamente. Arriviamo a questa cosa. Quindi il compendio, lo vedete, lo guardate, guardate questa immagine, per esempio, discutibile secondo me, però c'è cioè, a chi piace.
Questa immagine è molto bella invece, questa ovviamente il gioco che stiamo facendo mandare sullo sfondo, il gioco che tutti conoscono nel Nintendo 64, il famosissimo Shotgun Mario, un gioco bellissimo. Quella è la mod wireless Shotgun Mario. Esatto, quella è wireframe Shotgun Mario. Però non riesco a sparare. Come cazzo si spara in sto gioco? Cioè, con faccio... grilletto. Hai ragione anche tu. Allora, con questo no. Col grilletto faccio apparire... Ah, ma mica con l'altro? Ah sì, ma scusa, non ha senso. Spari con l'altro grilletto? Ma che senso ha? Ma sono mappati bene i pulsanti? Questa è una domanda che in questo momento mi sta creando dolore. La volta scorsa, quando l'avevamo messa con Fabio, giocavi che era una bellezza. Ma non avevo, esatto, non stavo usando quello di Nintendo 64. Però se il, cioè in effetti, se il pugno è mappato qua, se il salto è mappato qua, se lo Z è mappato qua, è giusto. Questi sono i quattro tasti, quindi è giusto. Quindi sto pazzo ha veramente mappato lo shotgun, cioè il selettore di qua. Come cazzo fai a giocare? Devi giocare così, è impossibile. È improvvisamente a meno appeal. A meno appeal sta cosa. Bello, bello. Cioè, sempre bello. Guarda l'albero. Distrugge gli alberi, poi sì. Cambia la texture, no? Come funziona? Se lo distruggi, cambia la texture. Merda di albero. Però c'è del genio, eh? Vedi, c'è sta oscillando costantemente tra è fantastico e no. Allora, sei pronto? Allora, va bene, comunque. Non capisco come ha potuto pensare una cosa del genere, comunque, quello che ha fatto sto gioco. È veramente bizzarro. Dopo scopriremo se è vero o se sto sbagliando qualcosa io, perché mi sembra un po' troppo strano. Ah, giustamente. Long play di Shotgun Mario. Ah no, scusami, hai ragione. Cosa stai dicendo? No, meno male che mi riporti perché sono un po' svampito oggi. Ah, eccolo qua, guarda che bello. Quella musica di Mario 64 sotto è più bello. Quindi abbiamo questo... Wireframe Shotgun Mario, che è una mod che tutti aspettano. Esatto, poi abbiamo una bellissima immagine che fa sembrare il mondo del Nintendo 64 coloratissimo e tipo un Super Nintendo, e invece no, purtroppo. Cosa? Non è. Non è, guarda che bellezza, guarda quel Vic Viper, che non è un Vic Viper. Io ti preannuncio che, dato che la scorsa settimana non ci sono stato a casa, quindi l'ho ricevuto, l'ho potuto scartare solamente tipo lunedì, gli ho dato solo un'occhiata superficiale. Ci sono alcune cose carine, tipo per esempio un articolo sull'espansione di memoria, no? Che raddoppiava la memoria del Nintendo 64. Certo. E c'era questa voce di corridoio che per anni circolava riguardo all'espansione di memoria applicata a Donkey Kong 64, che voleva che fosse stata messa all'ultimo momento come una sorta di tappabuchi per un game breaking bug che altrimenti avrebbe reso il gioco ingiocabile. E c'è stato questo debunk, questa negazione da parte di Mark Stevenson, vero e proprio veterano per quanto riguarda la Rare dei tempi passati, che dice che praticamente l'espansione di memoria era al suo posto sin dal day one, anzi la dirigenza di Rare arrivarono a dire: ragazzi, per questo gioco abbiamo in programma l'espansione di memoria, quindi inventatevi tantissime cose da mettere per renderlo più grande possibile. Più il bello. Game Breaking Bug, effettivamente c'era, ma è una cosa che si manifestò durante lo sviluppo del gioco con o senza la necessità di avere questa espansione di memoria, che comunque abbiamo detto era pianificata immediatamente. Quindi qualche informazione interessante c'è scavando. Vedi, non è male. Per esempio, però, ripeto, sono libri che di fronte all'offerta di Geekline in primis, perché quelli veramente sono il numero uno. Sono francesi e i francesi con retro gaming anche a noi e agli americani potrebbero insegnare una cosa o due. Sì, è vero. E giustamente poi tutta la cricca di Hardcore Gaming 101 sono i migliori. Quindi se volete spendere soldi, soprattutto il fatto che quelli di Hardcore Gaming ve li comprate su Kindle, quindi ve li portate a casa per una frazione del prezzo, senza anche occupare gli scaffali in casa.
Assolutamente, nel frattempo io sono riuscito a far bombare il core del Nintendo 64, il problema è che forse perfetto, perfetto ancora non è, ma qualcosina va ancora limata. Adesso ho fatto ripartire il mister, che non sta ripartendo, sono una delle soddisfazioni sempre nella E allora è gorgia. arrivato il momento di Minter. Minter, Il Minter, Minter. alzi la mano chi vuole Minter. Aspetta, no, no, più che altro perché se non, potrebbe essere che non va il gatto, perché questo schermo nero così un po' dici, ma cos'è? Ma perché? Che soddisfazione. Però il libro c'è, quindi limite guardiamo il libro. Però, no, cioè io, non avevo spento, non avevo spento e riacceso il mister, avevo spento e riacceso. L'amplificatore va a volare, una cosa che di solito Sì. non serve a far funzionare il mister. Invece adesso non va comunque. Oh! Succedono cose. Non succede un cazzo, mi fa molto piacere. È sempre una bella soddisfazione quando non funziona un cazzo comunque. Ti dà quel je ne sais quoi Sì, è bello perché quando non funziona un cazzo, alla fine è solamente colpa nostra. Perché Esatto. tutta la struttura di Kenobisbot funziona alla grande. Io mi immagino, capito, Bellotta FDA che parlano tra di loro dentro Esatto. il computer a forma di scaldabagno, tipo il papà di Gigrobo d'acciaio, capito? Ma poi Funziona. il Forgets fa presto intanto sfogliamo il libro, però il problema è che non è che se noi sfogliamo il libro intanto il mister si fissa da solo, sono due layer che sono praticamente schiacciati uno contro l'altro, come quando hai Photoshop dei poveracci sul 386 e non puoi lavorare su più layer, perché io purtroppo quattro mani non ce l'ho. Il mister sembra funzionare, quindi quello che sembrerebbe essere esploso in realtà è il segnale video di Elgato, quindi del capturer, è sempre un grande piacere. Ma adesso disattivandolo e attivandolo, come per magia, non funziona un cazzo comunque. Io credo che prima o poi mi scrivo i terroristi, comunque, come ha già detto qualcuno prima di me. Perché? Perché sì. Abruzzese, peraltro, Ma grandissimo, signore. Ora ho staccato brutalmente Elgato, sì. l'ho riattaccato, ha fatto una luce bianca che significa Miau. Che è morto il mister, se no, altra spiegazione possibile, il mister è morto. Questo è tutto c'è la vita, amico, e tu lottando vai, messaggero dei problemi suoi, come dei problemi tuoi, come diceva Vasco Rossi. Oppure Nintendo, che ha visto Shotgun Mario, ancora una volta ha tirato giù il mister, ha sparato con un cecchino, con un Esatto. mini Shotgun Mario dall'alto, ha colpito un pulsante magico del mister, che adesso non funziona più, con un cazzo, cioè è esplosa l'SD. No, puttana, fastidio Ma colossale, proprio. il mister non si accende? Il mister è acceso, ha tantissime lucine bellissime, ma non ha output video. È una bella soddisfazione. Cioè, Ma puoi non... collegarlo giusto per vedere se funziona, ma al netto della live che Che tanto è andata a puttane. Quindi, hai almeno stai tranquillo che funziona. ragione, facciamo così. Allora, io metto il libro, tipo così, intanto, e provo a collegare Almeno un stai attimo. tranquillo, capito? Sto più tranquillo. Sai cos'è? Che l'altro giorno uno l'ha detto, 2 settimane fa, me lo ricordo perché sapevo che l'avrebbe portata. Uno ha detto, ma noi affidiamo a dei supporti poco stabili come l'SD tante cose a cui non dovremmo affidare perché sono poco affidabili. Infatti. Qualcuno più intelligente di me in chat ebbe un'illuminazione molto bella, dice le SD sono paragonabili alle cassette da 90 minuti degli anni 80, Esatto. potenzialmente performanti, ma poi erano una merda. È proprio Esatto. vero. Intanto FDA dice una cosa molto bella anche, levare e rimettere l'SD del mister, cosa che ho appena fatto. E guardate la magia di quest'uomo, l'intelligenza tecnologica di quest'uomo che ci porta, come per magia, anzi guarda, tolgo direttamente il libro perché ora apparirà, come per magia, mister FPGA perfettamente funzionante. Mi sono frizzato anch'io nel mondo reale, non riesco più a muovermi. Ma anch'io mi sono frizzato. E Sofia, ma che Sofia? E adesso siamo tornati mobili. Va bene, è tutto inutile. Questa live è molto bella stasera. Guarda, facciamo anche un po' di glitch sulla tua faccia. Brr, 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 brr. È una live così, una live in cui non stiamo riuscendo a fare un cazzo, sostanzialmente. Beh, usi
Se le comprati il computer di scarichi, ma che cazzo, vabbè. Niente, andiamo avanti. Mentre, ah, guarda che bellissima immagine, dicevamo che ci piace molto, e poi comunque porno fotografia, ovviamente spezzata a metà perché lo sappiamo, perché ovviamente sono pagine vere che qui sono PDFate, quindi hanno le loro lore, hanno i loro buchetti in mezzo. Intanto io stacco il controllo di Nintendo 64, che secondo me sta facendo esplodere il mister da un punto di vista energetico, ma nel frattempo mando una pagina avanti. Inevitabilmente c'è anche questo un problema, che le cose iconiche di Nintendo 64 sono talmente iconiche che poi vedi sempre quelle, cioè questa immagine qua del Mario 64, cazzo, l'hanno vista perfino i sonari, cioè, ma l'hanno vista tipo talmente tanto che hanno giurato di non comprare mai un Nintendo 64 nella loro vita, perché non se ne può più, cioè, bello, bellissimo, esattamente. Anche in copertina Game Power, oh. Basta, cioè, Mai. all'epoca, dai, vabbè, ci stiamo, ci sta. Intanto soffio. No, ma si è sicuramente corrotta, eh? Si è corrotta l'SD. Di solito quando fa così vuol dire che la partizione di Linux è andata a merda. È sempre un bello piacere. Non mi succede Ultimamente da. diversi problemi con l'SD. L'ultima volta l'ho testata, quella Famicom, che cosa abbiamo fatto assieme? C'era qualcosa che non andava. C'era qualcosa che non andava. E già cominciava la debacle. Però io posso sempre giocare a Balatro. Quasi così lo faccio. Tu hai giocato a Balatro? No, non mi vedere parte. Dopo ti faccio vedere, guardiamo ancora un po' questo. Beh, è andata in merda completamente. Quindi si è corrosa, sì. Giochiamo a Balaton, ci sono. Super Mario, bla bla bla, Super Mario, CCC, colpire le cose, grande innovazione. Pilot 64, bla bla bla. No, guarda, questo è bello, adesso Mi l'avrei piace quasi. la persona che è duro di Mario, con Mario che tira i cazzotti. Esatto, questo era bello però, questo è uno dei giochi migliori del Nintendo 64, molto più bello di quello del Super Nintendo, però il Super Nintendo ovviamente arriva prima, quindi aveva un Wow factor. fascino, esatto, un wow factor della Madonna, però questo era veramente molto bello, molto intrigante, con degli aneddoti, non riesco a parlare così. Intanto Cucu dice l'emulatore del PC gira su un Pentium, è andato completamente in acido, non so che cosa sta dicendo. E poi voglio dire, prova a pensare, devi parlare di Nintendo 64, il terzo gioco che mostri, il quarto Esatto. è Mortal Kombat Trilogy. Co che cosa sta succedendo? Cosa mi volete dire con questo? Peraltro una versione brutta. Ma non si Brutta, capisce, cioè, proprio brutta. non si capisce, una cosa Con meno bizzarra. personaggi, quindi non c'erano tutti i boss. Quindi niente, un gioco, una versione brutta di un gioco già brutto. Esatto, non si capisce. Ah, questo è Wonder Project 2. Per un attimo ho detto, che succede? Un gioco colorato, siete impazziti, ma che è? Oh, The Gamers House Malta ci sta regalando al momento giusto con 12 persone. Al momento giusto Grazie. perché? Grazie mille, The Gamers House Malta. Grazie, un grandissimo, tra l'altro, un lennoniano di ferro. Un grande fan di Lennon e dei Beatles in generale. Che su Wonder Project 2, Cordono Mori no Chaussette, ovviamente si è commosso e si è collegato. Gioco bello in realtà, più bello di quello del Super Nintendo, tutto sommato. Ciao a tutti, ben arrivati. Stiamo guardando il Visual Companion del Nintendo 64, del Bitten Books, in versione PDF, Danilo Zafrana, che però può mostrare, tra l'altro, di avere il libro originale. Ecco, in questo modo sapete che non ho piratato il libro No, di Danilo Della assolutamente. Fara, ma We have all the books. we have all the books. Guardate, qua dietro stavamo proprio parlando di All the Books e di questo bellissimo libro qua del Mega Drive, che non c'entra assolutamente niente questa sera, però guardate quanto è bello questo effetto. Poteva fare un. Posso dire che è più Ma bello. scusa, invece di fare la MSR, AMS, RASMR, quella roba lì, perché non facciamo proprio una cosa visuale? 10 ore. Persona che muove il libro e fa vedere l'effetto per rilassarsi, Certo. per studiare, Bella idea. per amare in Europa. Vediamo cos'altro hanno scelto così. Ecco, poi Wayne Gretzky 3D Hockey. Perfino quando scaricavo le ROM di Nintendo 64, quando vedevo ste robe io proprio passavo oltre dritto, tipo Altra FIFA. cosa, certo. Brrr, cioè chi se ne frega.
Però poi in realtà i giochi di hockey non erano male da giocare. C'è Cionello che mette il dito nella piaga e dice: che figata sarebbe vederli in movimento questi giochi, mortacci tua. Non sarebbe affatto male, c'hai ragione, ma non funziona un cazzo. Sono strutturate con problemi tecnici. Sì, però tu adesso mi fai venire Quindi le voglia. immagini fosse, non Sai sono mobili stasera. come lo facciamo? Guarda, eh. Genio. Adesso giriamo questo televisore, guarda, vedi? È perfetto. Sì. Ecco, mettiamo così. Ok? Basta queste cose tecnologiche. No, adesso mettiamo così il televisore. A questo punto io attacco, invece che uscire sul gatto merda, attacco il cavo HDMI Sei veramente un uomo pieno di hai risorse. visto? Del Mister FPGA. Questi mi parlano in volgare RetroArch. Io non ce l'ho RetroArch, non lo scaricherò mai. Una community tossica, non me ne frega niente. Non voglio RetroArch, non lo farò mai. Quindi, piuttosto di avere RetroArch, attacchiamo alla porta della porta. Madonna, alla porta, non riesco perché mi schiaccio contro il muro. Ecco, a questa porta qua attacchiamo il mister per capire più che altro se funziona, capito? Perché magari è stata così, io solamente una. Cristo, ecco, l'ho fatto. Bene. Adesso abbiamo attaccato questo. Quindi, se io faccio così, accendo il mister cagandomi addosso, devo accendere anche la TV però. Che Non è fatica, ragazzi, male. vivere. Ecco, accendiamo la TV. Oh, e adesso sapremo se il mister funziona oppure no. Se volete, c'è un film con John Travolta. Io sono Vendetta, sembra promettente. John Travolta con un parrucchino terribile in faccia. HDMI 3. Verifica del dispositivo connesso a HDMI 3. Lo sta verificando. Funziona. Possiamo giocare, ragazzi, tranquilli. Che gioco Oh, volete? allora sbagliato. Intanto sei più tranquillo tu. We have all the games. Possiamo giocare. Guarda, chi ci frega? Beh, così teniamo il libro in grande. Guarda che è una figata, eh. Guarda, la console. Nintendo 64. Caro Ceonello. Ceonello che volevi tanto vedere il coso, il gioco in azione. Adesso. Tac, vado qua, load Nintendo 64 e giochiamo proprio a Wayne Gretzky, cazzo, 3D Hockey, adesso è una figata. Poi anche un po' Appunto quello cozy, che volevamo fare. ma poi bello, cioè che si vede bene così, no? Basta, dice scanline, minga scanline, ma no, Wayne Gretzky, 3D Hockey, versione 98, no, 3D Hockey, versione liscia, vai. C'è una versione in giapponese che è più bello, no? In Giappone non è uscito purtroppo. Come mai? Come mai questo gioco non ha avuto appeal sul mercato giapponese? Ah, guarda che roba, Facciamo più domande. anche un po'. Ma ma cosa dite? HDMI splitter lo ributti nell'Elgato, ragazzi? No, mi volete offendere l'Elgato. L'Elgato ha deciso che non vuole fare vedere segnale video questa sera perché si è offeso, perché gli dico sempre Elgato merda, dimostrando di essere una merda. Per chi non sapesse cos'è il gatto è il capturer, è il pezzo di hardware di merda che serve a prendere il segnale, in questo caso HDMI, e a portarlo all'interno del computer che streama. E invece noi no, per la prima volta, nessuno lo fa, ragazzi, nessuno lo dice, non ve lo dice nessuno che la cosa migliore è streamare così, guardate, con un padre Nintendo 64, ma la onna mia da vicino è una cosa tipo Guarda inguardabile. che è una cosa avanguarda È incredibile così. avanguardia, hai detto. Guarda, guarda, sembrano quasi delle facce belle. In realtà da vicino sono, Io fanno. le voglio fare così le serate. In E questa maniera adesso. posso scrivere anche io. E adesso sai cosa faccio? Attento perché questo è forte. Conto tutte le regole, stacco questo cavo HDMI della TV, così, di brutto, così, pa! E lo attacco al gatto così a tradimento. Lui non capisce più niente e funziona, guarda. Tac! Serata tipica. Guardalo. Guardalo, tac. Se fosse la luminosità, e guardalo qua. Oh, incredibile! Cioè, il gatto proprio ha detto no. Il gatto stasera ha detto col cazzo, non vi faccio vedere i giochi. Il gatto stai rischiando grosso. E sai cosa faccio io allora? Attenzione, guarda cosa faccio. È rivoluzionaria questa cosa. Invece che metterlo nella porta out, lo metto nella porta in. Tu direi, che senso ha? Semplice, avevo sbagliato ad attaccare la porta. Ecco,
quindi non si vedeva per quello, adesso, prima no. E comunque non funziona un cazzo. Il gatto, stai scherzando col fuoco, il gatto. Io te lo dico, il gatto. Hai raggiunto un livello di fastidio che fa sì che io adesso cambio e prendo come The Gamer House Malta, che dice io uso quel cinese e funziona e costa poco. Invece il gatto è comunque cinese e costa tanto. Quindi tutto sbagliato. Cioè non è che è una roba di meno cinese. Ma che cazzo, cioè è folle. Quindi Mr. Vai, siamo tutti felici di questa cosa. Ma detto questo, e il gatto? Cosa sta succedendo? Oh, che puccetto. Scusa, guardiamo i gattini invece di guardare il gatto. Ah, è il gattino. E il gattino è molto meglio del gatto. Ma Gerva, c'è poi niente da fare, è il gatto che è andato a merda. Cioè, non è che chiama... andrà così. Bellotta non è mica la Madonna che fa il miracolo. Bello però con quel logo Trinitron. Una massaggiatina ai circuiti del gatto. Il gatto lo schiaccio col piede del gatto, lo sto schiacciando, altro che perché cioè sempre soffrire, sempre per colpa del gatto, non se ne può più. Cioè, adesso non vorrei che per caso qualche rappresentante PR di El Gato Italia, che non credo esista perché se esisteva una sciolta nell'acido, stia guardando questa cosa e dice ma perché, ma cosa stanno facendo, ma Dio Gesù. E invece è così. Adesso io vado su Game Capture, un Nemesis originale per MSX senza motivo, giusto per passare te. È bellissimo, grazie, lo apprezzo molto, perché in questo momento abbiamo bisogno di queste cose. Ma infatti è così rotto che è che il gatto è scomparso da OBS, che è il software per streamare, non c'è più. Cioè, non... si sta rompendo il gatto. Forse i calci che gli ho dato non gli hanno fatto bene. Se di solito dicono di dare i calci che quella roba funziona, e invece non funziona. Disattiva, tac, attiva, vedi, due calci e va tutto, è incredibile, guarda, tac. Ma guarda dietro, si vede il manecchi d'eco. Ah, fantastico, devo dargli dei calci. La serata comincia da adesso. Ok, the weekend starts now. Benissimo. Che bello, che bello, guarda che bellezza. La mandiamo su YouTube. No, questa non la mettiamo su YouTube, state guardando una cosa... Ecco, vorrei far notare che non è che ho fatto delle cose diverse o particolari, non ho fatto assolutamente niente di diverso, semplicemente, a parte dargli dei calci. Allora, mi piace molto perché c'è il pack radioattivo. Sì, 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 ma perché così... E poi questo però è Williams, in fondo si vede che erano quelli di Robotron. Guarda che tiro, guarda che roba. Che bello è Loki rispetto al calcio, questo fatto che le sponde rimbalzano. Come sì, mai? Perché non lo fanno anche nel calcio? Che fastidio gli dà? Grande, sto dominando. Non vi dico chi sono dei due, così. Anche perché non l'ho ancora capito. Ha talmente lag il gioco che non si capisce chi sei. Quindi Maddi, no? Sì, sì, Blurry, che hanno dovuto rendere radioattivo il pack per, esatto, farti capire. C'è Madden e c'è Maddi, quindi questo è bello, l'abbiamo visto. Poi vediamo un altro. Ah, Wave Race 64. Ecco, questo invece ce lo gustiamo un attimo, perché Wave Race 64 è un gioco che io non ho mai apprezzato, secondo me, come avrei dovuta. Ma tra l'altro è il gatto, me ne rendo conto solo adesso, è l'anagramma di gelato. Vedete, sti cazzi, in effetti. Vabbè, quindi... Ah, Wave tipo Race. Tipo Alfano, che è l'anagramma di Fagiano Nellano. Com'è, scusa? Cos'era? Angelino Alfano è l'anagramma di Fagiano Nellano. Veramente? Lo giuro. È bellissimo. Cioè, è una cosa veramente bella. Oh, Wave Race, Kawasaki, Jet Sky, giapponese. Dice, ma perché? Perché sì. Perché sì? Perché capire, invece di capire cosa è successo prima di mandare così a merda il gatto, è stato Donkey Kong 64. Alla fine riproviamo. Donkey Kong 64 giapponese. Questo qua, però, capisci che comunque. Allora, questo aveva una cosa incredibile: l'acqua. Cioè, l'acqua di questo gioco era assolutamente inconcepibile per l'epoca. Ovviamente, adesso sembrano i sacchetti di nylon che si agitano. Ma era molto bella.
Luca Fai dice: trasmissione ricca di dati tecnici interessantissimi stasera, ma è ora che tu esca, devi andare, i locali della notte ti aspettano, Luca, sulle 22.19. Wave Race 64, tutto in giapponese come piace a me, guarda che bellezza. Kudasai, tu senti l'audio del gioco? Ti dirò la verità, no. No, non lo sento. Però vabbè, amen. No, perché c'è tutto un discorso in... Adesso... Ti prego, non toccare nulla dopo che adesso... Ma non ha senso, FDA, comunque. Io non ho fatto assolutamente nulla, non è cambiato nulla, ma oggi non si sente un cazzo. Ed è proprio morto il canale di El Gato. Sì, stai aspettando, devo capire com'è possibile questa cosa, perché tipo è delirante. Beh, è così. Niente, non ha senso. Ora sento. Ah. Ora sento la grande. Ma non ha senso, non ha cambiato niente. Non ha senso, non ha più senso niente. Ah, che bello. Prima tu dalle silenzio, adesso sei dovuto perfettamente. Non so cosa dirti. Questa serata è una merda comunque. Cos'è? No, come? Non ho capito. Non ti piace? Non ti piace Wave Race? C'è il delfino? Ma c'è... puoi mettere sotto il delfino? Puoi mettere sotto il delfino? Puoi metterlo... Guarda il delfino... Ma cosa ha fatto il delfino? È scomparso nella rampa. Vabbè, bello, ma non ci vivrei anche qua. Comunque, già, guarda che i cubi che ruotano. Cioè, devi volergli un po' di bene a Nintendo 64. Questo sì. Comunque non lo mettiamo su YouTube, questa resta qua, per sempre. Perfetto. Quindi possiamo dire tutta la verità. Tipo, International Superstar Soccer 64 era il gioco che non voleva giocare nessuno su... come si dice? Su PlayStation c'era quello vero. Quello di Nintendo 64, purtroppo, era l'altro dei due giochi di calcio Konami, quello che un pochino nessuno gli voleva tanto bene. Quindi anche qua mi sembra un po' solo perché è il gioco di calcio, allora dobbiamo metterlo. Killer Instinct Gold. Ma allora, tu hai mai avuto una fase della vita in cui hai amato Killer Instinct? Solamente quando è uscito su Xbox. La riedizione è stata un picchiaduro bello, fresco e con tante idee molto belle. No. L'originale Killer Instinct, che secondo me è una merda. Ok, quindi via. Passiamo. Era pessimo all'epoca, al netto della grafica, ovviamente spacca mascella, ma... non mi piaceva all'epoca. Io all'epoca andavo, non ci pensavo, non indovinesti mai, andavo pazzo per il Neo Geo e per la CPS2. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, mai detto? Qui sono un po' confuso, perché guardo queste immagini e mi sembrano prese con un emulatore. Posso dirla questa cosa? Perché sono troppo nitide? A me mi sa che... Sai che mi sa che è tutto preso con gli emulatori? Che tutto sommato io capisco che Nintendo 64 ha questo problema di essere beniamino degli oculisti col sublinear filtering, però è un po' strana sta roba, cioè mi fa un po', mentre posso capirlo per altre console, non magari la pixel art, dici vabbè, se la faccio stampata voglio farla bella crisp, snaturando in realtà l'effetto originale visivo del tubo catodico, però qua mi fa veramente strano come roba. D'altro canto, se no non potevano fare il libro. Allora, io sai che Cruising USA non ho mai rigiocato dall'epoca? Non so perché. Scusate amici di Wave Race. C'è cioè un gioco veramente accolto con le pernacchie, perché la concorrenza aveva Daytona e Ridge Racer. Veramente te lo andavi a cercare. Ma come funziona? Come funziona sta roba del... Cioè, come gli è venuta sta roba del Dream Team, di avere questo team di disperati, cioè non disperati, ma insomma, di rinunciare a... Cose, controller pack, fatti. Sì, vai. Bello. Già così. Quelli là c'hanno Ridge Racer, tu c'hai questo. Quasi metto Ridge Racer Type 4, giusto per capire di cosa stiamo parlando.
anche come intro. Anche la musica è terribile. Scegli una Devastator. La bomba. Scegli questa macchina che si chiama La Bomba. Devi scegliere per forza La Bomba. Para bailar La Bomba. Esatto. E ovviamente trasporta riviste porno perché la targa XXX. Certo, è comunque apparsa una poveretta con... Ah, giusto, Ringrace 64. Possiamo... Ma allora, devo dire che ha una... La bomba ha un handling completamente senza senso. E ti posso dire che in realtà è proprio senza senso l'handling della macchina, perché in realtà prima ho giocato e non era così. Cioè, tipo Tenaiti, l'handling era perfetto. Ma che cazzo? Come mai non ho mai giocato a Cruising USA bene nella vita? Non lo so. Questo perché? Mi ricordo un po' Outrun duplice. Puttana era, ragazzi. Outrun, ma brutto. No, scusate, posso un attimo disintossicarmi veramente mettendo il Core PSX e mettendo su Ridge Racer? Cioè, solo per guardare l'inizio, così, senza dire niente. Quindi, allora, è vero che Cruising USA è un gioco del 96, addirittura in sala giochi, quindi ci sta. Tra l'altro adesso sto giocando col pad Nintendo 64, un gioco... Vabbè, è una cosa tutta sbagliata. Eccolo qua. Vai. E comunque l'SD non funziona. L'unica spiegazione che mi do per queste cose che succedono è che l'SD non funziona, perché quando crasha così il mister... Sì. Di solito è quello. Quindi quando pensavate di abbandonare per un attimo il cimitero bilineare del Nintendo 64 e ritrovarvi ce l'ha fatta a fatica. Qua avrei dovuto spegnere e riaccendere, a dire la verità. Quindi il messaggio fortissimo del Nintendo 64 è non c'è provare, cioè non ci provare a farci fare brutta figura mettendo Ridge Racer, quel cazzo. Adesso devi andare avanti con il... Sì, terrorismo. Vabbè, scusa. No, comunque mi sembra che stia andando bene il mister questa sera. Adesso fa le righette del caricamento del Commodore 64. Questo è il cielo che ci avverte, Babic. Il cielo voleva che stasera facessimo Minter. Sì, oppure al massimo che giocassimo a Balatro. Vabbè. Ma non puoi fare una partita a Balatro che io non l'ho mai vista, tanto una live, non la mettiamo su YouTube. No, infatti, no, dopo andiamo avanti, la metto, però non adesso, devi aspettare. Allora, dicevamo, vediamo il prossimo gioco che ci propone questo libro, così proprio in ordine di gioco. Ah, Star Wars Shadows of the Empire. Non lo metto neanche morto. Oh, Mario Kart, Mario Kart 64. Quello pure per il Commodore 16 alla fine. Assolutamente. Oh, sì. Ma Mario Kart 64. Mario Kart 64, voglio proporti una cosa bella che secondo me non conosci, e che invece si ricollega molto bene anche poi a quello che è il... Sì, ma hai postato uno screenshot. Purtroppo ti ho postato lo screenshot rovinando tipo la sorpresa. Che è Dragon Ball Kart 64. Dragon Ball Kart 64 è un omaggio che facciamo sentitissimo a Akira Toriyama, ma dopo Dragon Ball è uno dei più belli omaggi che si possono fare. Ah! Imma Vegeta. Allora, mi piace tantissimo Vegeta che mette sotto Krillin. È bellissimo. No, ma è pieno di cose molto raffinate. Guarda che bello. Kentucky Goku. Satan City. E tu puoi scegliere chi essere. Siamo già caduti nel baratro, purtroppo. Bene. Ah. Peccato che non c'è Yamcha che soffre, però vogliamo giocare... È vero che non è un GP, è un GT, è tutto giusto. 150 subito a cannone. Vale che roba. Poi anche, capito, anche con Dragon Ball, c'è anche Beerus, non è che si scherza. Io e loro con l'Ictus quando li selezioni. guarda il povero Goku che gli trema la faccia. Grande Krillin, il migliore. Ah,
puoi scegliere, vedi? Turtle Hermit Beach. Va bene. È un lavorone allora. Sì, sì, un lavorone. Guarda come parto a cannone, a dimostrazione che il vecchio leone ruggisce ancora. Con la musica di scherzi a parte, questa cosa non si è mai capito perché. Il vecchio leone non si ricorda più come si gioca a Mario Kart, comunque, questo è molto bello. Ah, anche i bonus! Certo, il mio bonus è... Sono diventato un fantasma, però Yamcha. Guarda quelle loro banane di merda. Per fortuna solo in termini metaforici. Guarda che bello, le palle di energia, ma ovviamente non so se sono a calore. Sì, sono a ricerca. Grandi Krillin, cazzo. C'è tutto quello che ci piace, veramente. Ho lanciato una banana. Bellissimo. Lavorone. E guarda, il Kame Sennin, bellissimo, che arriva. C'è addirittura la faccia di Cell, di Cell sul... No, comunque è troppo sensibile, effettivamente. Devo ancora regolare la sensibilità del controllo, perché è veramente troppo sensibile. Perché c'è anche il sample della versione americana dell'anime, che Dio ci perdoni. Tra l'altro ho visto dei fotogrammi di una roba di Dragon Ball Super Anime, un pezzettino, uno spezzone. Intanto Dino della Fran è esploso. Non ti vedo più. Ah, ok. Devo andare a recuperare il gatto, nel frattempo sei da tutti i campani in verso. Va bene, vai tranquilla, intanto finisco come un grandissimo campione che sono. Posso anche mettermi una palla dietro. Vieni, vieni, caro Vegeta che mi volevi investire, il merda. Stiti... No, 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 è Beerus, Beerus, Beerus scatenato. Sbirrus. Pigliati questa, Sbirrus. No, 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 ho beccato la banana. Balz, balz. Però sono riuscito a tenere la curva, bravissimo. Ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci sto credendo, sono molto vicini gli altri, ma gli tiro una banana e, signore e signori, ce l'ho fatta. Grande Krillin! È una serata complicata. È una serata complicata, una serata, boh, stellino. Ma come dice, posso dire che è terrificante? No, braccio 99, non puoi dirlo, perché Toriyama è morto, adesso deve essere santificato e tutto quello che ha dentro Toriyama adesso è bellissimo. Stavo proprio dicendo... Ho visto uno spezzone tipo 30 secondi di Dragon Ball Super e pensavo fosse fan anime, pensavo fosse roba fatta da un tizio anche nella sua cameretta. Una bruttezza. Ah, la fattoria di Nappa. Solo l'idea. È canon. L'idea della fattoria di Nappa. Ho anche sbagliato il tasto. Vabbè, direi che possiamo smettere. Sulla fattoria di Nappa... bellissimo, bellissimo. Bella, bella. In alcune puntate la grafica. Vegeta che fa il contadino, fantastico. Ah, beh, tutti i soldi sono dentro il film di Broly. Valentina Nappa, esattamente. Valentina Nappa, che poi in triestino nappar significa anche tirare di coca. Quindi Valentina Nappa è un nome bellissimo. Oh, guarda, addirittura Mario Kart 64. Pensate, due pagine per Mario Kart 64. È proprio nella fattoria di Nappa, tra l'altro. Oltretutto, esatto, esattamente. Ci vuole un certo coraggio per mettere queste immagini. Immagino il poveretto che ha preso 150 screenshot e non gli veniva uno decente. Ah, quando invece GoldenEye, guarda qua. Guarda che belli quei ragazzi. Mi fa morire che sembrano tutti con le ossa spezzate. Vabbè. Cuore di Nappa, Nappa Valley, ormai è tutto quanto la Nappa, certo. Luca Fire stasera è antagonista, lui apprezza il terreno degli universi perché, vabbè. E, niente, questo è il cesso che viene sparato e poi Turok. Io ti voglio dire una verità, io non ho mai giocato a Turok in vita mia. Non ho mai giocato a Turok in vita mia e ora voglio finalmente risolvere questa antica questione di Turok. Sì. Andiamo, sì. Perché non ho mai giocato. Tu è lo sparuto in prima persona più giocato da me su console. Vedi, allora è bello. All'epoca mi piaceva tantissimo perché aveva una vagonata di armi e poi avevo il memory pack che non funzionava benissimo, quindi non mi salvava sempre. E di conseguenza, meno male, ricominciava tutto da capo, quindi a un certo punto lo conoscevo a memoria. Mi
Cioè, già uno schermo così mi metteva subito voglia di giocarci. Eccolo qua, è proprio lui. Un personaggio altamente carismatico. Beh, devo dire, non è male. No. L'esplosione è bellissima. C'è proprio quel feeling Nintendo a cui non puoi fare niente. E beh, ma era una boccata d'aria per intendari che erano lì con gli zuccherini, le cose. Qua invece finalmente avevi questa bellissima cosa di avere... Ah, giusto. Giustamente hai la leva analogica che controlla la visuale. Eh sì. Dio santissimo. Bro. Anche GoldenEye è così, sai che non me lo ricordavo? I tasti gialli... Per muoverti. Per spostarti, certo. È bellissimo. Però ti puoi arrampicare. Sto per vomitare, non sono più abituato a sta roba. Suca. Ah! Che è successo? È morto? Ed improvvisamente è mal di mare. Sì, totale proprio. Ah! Ecco perché non ci ho mai giocato. Devi prendere quell'oggetto. Ah, che la chiave in realtà è una cosa che lui beve. Forse è un riferimento al dramma dell'alcolismo che ha sterminato gli indiani d'America. Molto suggestivo. Vabbè, molto bello. Grazie. Grazie Turok. Bello, bello, bello. Poi c'è un'intervista con Remington Scott. Poi c'è inspiegabilmente un'immagine in Micro League Wrestling dell'87, perché probabilmente l'ha fatto Remington Scott. E poi c'è un'immagine di Turok, presa con emulatore evidentemente. Poi... Turok, poi Blast Corps anche. Blast Corps era bello. Bello, era divertente. Infatti non lo giochiamo. FIFA Soccer 64 non lo giochiamo. Ah, Diddy Kong Racing. Ah, Diddy Kong Racing. Un'intervista con Kevin Bayliss. Beh, ci sta. Ma in realtà ci sono dei contenuti, insomma. I contenuti, sì. Ci sono, cioè proprio nel senso che ci sono dei contenuti. Ci sono, non è che non ci sono. Nella fuffa ci sono. Esatto. Io ho proprio infatti Arale Kong Racing, una hack di Diddy Kong Racing con Arale. No, non è vero, però sarebbe stato bello. Ma aspettavo che lo avessi. Però voglio giocarlo giapponese, come prima. Vediamo se i giochi giapponesi di Donkey Kong mandano in tilt il mister. Magari è quello, che ne sai? Ah. Beh, però bello. Questo è fantastico. Ah, c'è anche il remake per DS, per 3DS. DS. Si sentiva bisogno quando è uscito, proprio pensato meno male. Per quanti carismatici è quello, no, che mi fa impazzire, perché i personaggi Mario Kart, che se tu arrivassi da un altro pianeta diresti vabbè, la stessa roba, no? E invece no. E invece puttana Eva. Più bella dell'altro. Allora c'è Camilla la tartaruga di Hot Tail. La musica, Alvaruccio. La musica è bella però. Sì, sì. C'è la ROM hack Titty Kong Racing, dicono. Non male. Ma statua qui c'è la mega Gruntilda. Ah no, poi c'è il suino. No, purtroppo no. Gruntilda. Anche questa inquadratura, che senso ha partire con una inquadratura spaventosa e cupa che poi ruotando diventa gioiosa? Non funziona, mi dispiace, è proprio una cosa che non può funzionare, non ha senso, perché l'unità di luogo, Dio Cristo, e la serie dei personaggi carismatici continua senza fermarsi un attimo. Guarda, è lui. Ma tu pensi che la gente pagava 125.000, 150.000 lire, capito? E si trovava
Guarda, l'elefante con suo grande gigante segue un calcio volante. Cioè, è più stilosa la brioche a forma di cazzo fatta con l'intelligenza artificiale sulla pagina di Akira Yasuda Akiman su Facebook, che è stata la più grande delusione della giornata. Cioè, scoprire che Akiman... Non è ancora finita, attenzione. Non è ancora finita. Cioè, scoprire che Akiman sente il bisogno di condividere foto di brioche a forma di cazzo. È stato un dolore enorme. C'è un artista grandissimo, l'inventore del character design di Chan Lee. Com'è possibile che sia su Facebook a postare foto di brioche fatte con intelligenza artificiale a forma di pisello? No! No, no. Eppure l'ha fatto. Eppure l'ha fatto. Che delusione. Tanto qua mi sono incartato su quello che non so cosa sta succedendo. Mi è diventato un Overcraft. Vai avanti. Perché ho messo in giapponese la lingua? Mi piaceva di più. No, è tornato, vai via. No, vai via. Vai via. Ho messo l'autofire, voglio uscire da sta roba terribile, un incubo. Metto un gioco a caso. Dra, ta 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 ta. Voglio un gioco a caso, tac. Non so cos'è, vediamo. Konami. Konami. Ah, Team Ling Shang Kaiwa. Il famosissimo team Konami Ling Shang. Ah, ma John Master. Come forse migliori, forse migliori. Se ricordiamo che un gioco di Mahjong su Nintendo 64 manca una cosa fondamentale per i giochi di Mahjong, quindi già non può funzionare. Le donne nude? No, il controller a forma. Cos'hai capito? Il controller no, per giocare. Scusami. No. Mary something to try one's luck. CG. Vedi, c'è roba grossa. Ma questo l'ho visto in un altro gioco di Konami, però. Attenzione, interessante. Quello lì, secondo me, era in quel gioco di combattimento da sala giochi primo 3D che piace a Ceccotti e basta nel mondo. It's the ultimate table game that reflects the universe. Che belle che sono. Guarda le frasi. Non è male. Guarda non questo, se lo mangi adesso, tac. Ah, il Mahjong, il significato della vita. Tu credevi fosse roba per guardare le robe zozze? No, no, il Mahjong. Esatto, sembrava Virtua Fighter. Per la musica? Quel city pop che non ti sbagli. Konati, dicono giustamente, invece che Konami. Guarda, dopo Shotgun Mario è il gioco più bello della serata. Comunque, ciao, Retro Biggini dice... È una legge della natura, scegli un gioco a caso ed è un Mahjong. Ma soprattutto non finisce mai questa inutilissima introduzione che non dice nulla, che non è bella in nessun modo, però you have to try it for yourself. Oh, sì, sento, however, nobody can keep winning it. No, non ci sono neanche più le mezze stagioni, tra l'altro. The Mahjong Master, Konami. Mi piaceva questo font anni 90 di Konami, molto bold, molto deciso, senza inutili serif. Quindi passi da una sala di Mahjong all'altra. Che bello. Oh, finalmente sei arrivato. Volevo dirti che non è vero che i luoghi dove si gioca a Mahjong sono delle sordide topaie piene di Yakuza. Assolutamente no, guarda, sono dei posti puliti. Vedi, io sono il barista e sono molto simpatico. E adesso ti do tantissimo testo che ti fa passare la voglia di vivere e ti viene subito voglia di cambiare gioco con un altro gioco a caso. Stra, tac, tac, tac. Gioco a caso, tipo. Vediamo cos'è. Hamster Monogatari. No, è bellissimo. La storia del criceto. Oh. Beh. Loro sono belli comunque. Loro sono belli. La grafica riesce a essere sfocata perfino... No, ma aspetta, mi è tornata l'impostazione sfocata. Non è possibile, scusa un attimo. Vai. Tanto abbiamo tempo prima di giocare a Balatro. Non voglio cadere in quel Balatro. Ah, original, vedi. Mettiamolo clean. Adesso sì che si ragiona. Guarda com'è clean. È molto più bello adesso. Cosa sta succedendo? Non lo so. È una gara tipo di cavalli ma con i criceti, però brutti fatti in Flash. Prima che esistesse Flash. Luca Fai dice il neo City Pop in un'era in cui il City Pop non c'è più.
Ma in realtà poi i City Pop non c'erano neanche nell'era in cui noi diciamo parliamo di City Pop, un po' come l'Italo Disco, un termine nato ex post. Nessuno parlava di City Pop all'epoca. Niente, adesso è arrivato il professore Matto. Vabbè, il professore che vuole fare esperimenti sui criceti. Sì, sì, sì. E tu sai che esperimenti. Anche qua. Hai visto che ci sono due palle di criceto attaccate vicino al nome? Sì. Ah, sono quelle. Ah, va bene, bellissimo. Mi piace questa cosa dei giochi casuali. Io faccio tac. Io non so che al 90% giochi brutti. No, no. Guarda chi c'è. Nintendo. Nintendo Sports. Ti ricordi il marchio Nintendo Sports? Io no. Chi può dimenticarlo? Azzo. Un po' come Deep Water di Sega. NBA. Ah, Kobe Bryant. Beh, un saluto non molto, che non ci risponderà, povero Kobe, ma un grande saluto a un grande campione. Fa un po' di malinconia. Così anche con questo un po' sfumato, come se fosse morto, infatti lo è, purtroppo. Peccato. No, non voglio rattristarmi con Kobe Bryant. Lo salutiamo, un grande campione che non merita di essere ricordato con un gioco di merda come questo. Mentre invece è molto meglio. Hai pescato il jolly. È tipo a Candy quando due volte di fila pescano il jolly prima che Anthony muoia. Funziona così. Ed eccolo due qua. E in realtà non è morto Anthony, è diventato lui. Pochi lo sanno, ma Anthony è dietro Ermac c'è proprio Anthony di Candy Candy. Dietro la maschera, ma tanto non funziona Conkers, sì, è uno dei due giochi che non va. Possiamo anche provare a vedere come non, quanto non funziona. Questa è una bella idea. Questo anche comunque non funziona perfettamente. Guarda sotto. Ah no, scusami, che ne so, ma che, what do I know? Non era un bug, era una scritta che stava apparendo. Ma del resto a questi Mortal Kombat anche le mosse normali sembrano dei bug, tanto sono fatte male. È veramente brutto. È sempre stato brutto. Erma Queens. Perché c'era gente a cui piaceva Mortal Kombat, santo Dio. Che poi Erma, che è l'anagramma di Carme. Di che? Di Carme. Dicono risate. Di crema. Sì, tra l'altro ha una... Come una... la famosa frase a Brenda, c'è un torone che è una crema. Una crema, esattamente. Vabbè. Allora, torniamo un attimo fuori da questo incubo del random che ci ha portato veramente nella merda. E qua si continua a parlare di giochi di cui non ci interessa niente. Doom, giochiamoci da un'altra parte. Ecco, Mischief Makers è un gioco bello, un bel gioco bello, forse non il più bel gioco di Treasure, ma comunque lo difendo. Star Wars 64 è un bel gioco. Bel gioco. Non c'è niente da fare. E Tetris Sphere, non lo so, mentre Bomber 64 lo guardo e mi passa la voglia di tutto, e anche mi viene la voglia di fumare crack. Cosa succede anche giocando a Maze the Dark Age. Anche se devo dire che questa inquadratura era molto bella. Però voglio giocarlo. Oh, Top Gear Rally, guarda qua. Ah, dai, facciamo un gioco bello, dai, basta. Quello del Choro chiuda questa immagine. Ma infatti poi Top Gear Rally sicuramente è una roba tipo... Come dire... Non era un gioco su licenza di Choro Q? Che in Occidente è stato chiamato, perché guarda, qui c'è, io ho Choro Q 64-2 per esempio, e credo di averlo tra l'altro anche tradotto, assolutamente sì, eccolo qua, non so se è lo stesso, penso di no, però è sfizioso, è un gioco uscito solo in Japan, ma... tradotto materialmente in inglese, quindi giocabilissimo finalmente. Croccante. Bello quell'effetto un po' Super Nintendo però on steroids. Vai. Select Choro Q. Ah. Ecco, no, non vuoi prendere a 500? Subito. Choro Q è sempre bello. Tra l'altro, anche su MSX. Sì, beh, insomma, MSX è un acquired taste, diciamo.
Ma che erase data? Che cazzo volete? Voglio solo giocare. Fatemi giocare. Voglio solo giocare col cinquino. Sì. Ah, devi schiacciare 1P e poi andare su choose. Ma quante... Ma sì, che non voglio cancellare niente. Ma che cazzo vuole? Io voglio giocare. Voglio solo giocare. Start. Non posso, perché ho fatto cose. Devo scegliere una macchina. Poi l'ho scelta. Bene. Tornare qui e poi non rischiacciare, ma andare su start. E si gioca. Forse ha messo customize per quello, voleva sì. Farti salvare. Ah. Vabbè, è tipo la versione un po' meno bella di quello della PlayStation, in sostanza, possiamo dirlo? Mm. Di un qualsiasi della PlayStation. È incredibile come... Ma sai cosa mi fa ridere? Che Mario Kart, col fatto del mini turbo della derapata, cioè, in realtà, già rispetto a questo, non c'è confronto, cioè, non ce la fai. Qui il drift è brutto, non è... Sembra di pilotare un motoscafo. Oh, totalmente motoscafistico come... Però un bel motoscafo. No, cosa ha fatto? E perdo anche tutto. Le macchine degli avversari hanno una velocità senza senso. Mi hanno tirato un pezzo di mattone. Vabbè. Che cos'era? Era una tipico... qual è il nome? Un nome capitolato, come si dice il cemento, quella roba? Non mi ricordo, cioè, ha un nome bellissimo. Quei blocchi di cemento standard con cui fanno le case prefabbricate in Giappone. Io voglio prendere questa cosa qua, non mi interessa il resto. Adesso voglio usare il potere magico. Quello è il freno, non è un potere magico. Poi un clax. Cosa è successo? Niente, non ha nessun senso. Comunque una bella console. Bello, 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 bello. Dunque, la serata è quasi finita, per fortuna. Ricordiamo che questa serata non verrà messa su YouTube, perché è veramente... Dovrei dimenticarvi. Esatto, dimenticate che esiste. Come dimenticatevi che esiste Extreme G, che non era male, però d'altro canto c'è F-Zero, quindi... abbiamo fatto già una serata più bella su Nintendo 64, adesso abbiamo giocato un po' dei giochi senza senso. Puyo Puyo San. Ok, ho comprato Nintendo 64 e gioco Puyo Puyo, va bene. Poi quei giochi di wrestling. Belli. È bello questo? Ma i wrestling erano tutti divertenti, dai. Va bene. Aero Fighters Assault. Della Video System, cioè un Aero Fighters 3D. Sì, un Aero Fighter, però sbagliato ovviamente, perché diventa un clone di Afterburner. Guardiamolo. Infatti guardiamolo subito, se è sbagliato mi piace. Aero Fighters Assault, va bene. Who am I to say no? In versione possibilmente non europea, ma in versione USA. Perché è fatto dalla Paradigm, cazzo. Paradigm Entertainment sono quelli di... sono quelli di Pilotwings, quindi l'engine sarà buono, il problema sarà il gioco. Guarda, subito subito la 10 è un F15, è quello, un F16 e compagnia bella, che vola un'informazione improbabile, perché probabilmente collasserebbero così vicino, però è bello. Bello, anche quel ritratto. È proprio tutto quello che mi piace dei giochi giapponesi, quel ritratto. Glenda. Glenda, parlando di anagrammi... Non lo so. Glenda. Ah, scusami, non mi ero accorto. Era così facile. Sai che sono un ragazzo distratto. Lui, povero, non ha quasi la faccia. Una specie di mummia. Che cazzo gli è successo a Volk, povero? Oh, mitico Hien. Bene, Hien c'è. Dai. Grande caposaldo dei precedenti capitoli. Lei vorrebbe parlare, forse parla, guarda. È un po' la nostra Nancy, vai. Dicela. Intanto è molto pre-renderello, ecco, intanto...
mission objective. Ok. Addirittura voce digitalizzata. Ha detto confirm mission objective, ma non pretendere che legga tutta quella cosa. Poi finisce la memoria della cartuccia. Però il boss si chiama Super X. Va bene. Va bene, va bene. I boss sono tutti uguali praticamente, sono dei Walker. Ma che è sta roba? Che me frega? Boh, però premi un po' tutto, fallo cominciare. Sto cercando. Ecco. Che slappata. Wow. Ma che cazzo? Eppure quelli per Neo Geo andavano così bene. Perché sbagliarlo? C'è un tasto per spegnere il lens flare, non sto scherzando. Se schiacci questo tasto, attivi o disattivi il lens flare, perché dovrebbe essersi resi conto che era fastidiosissimo. No. Scusa, mi è entrato il sole in un occhio. Mi è entrato il sole in un occhio, è andata così, mi dispiace. Grazie per avermelo fatto giocare. Bello, bello, bello. Era tutto così croccante proprio. Mamma mia, ragazzi, quando giocherò tipo Stomat, però più brutto. Bello, più brutto. quando giocherò a E perché non giocare quando è 1080 a Snowboard Kids? Ah, questo è bello però. Questo è Flying Dragon, mi piace. Kiryu no Ken. Sì, è una serie che ho. La versione, praticamente. Picchiatura normale, normale, tra virgolette, con personaggi full size, oppure questa versione chibi, dove salvi le caratteristiche su Game Pack e puoi portarle a casa gli amici per combattere contro i loro personaggi customizzati. Certo. Non era male. Quando arrivavi a casa, ovviamente, ti facevano giocare come al solito Mario Kart 64. Finiva sempre nello stesso modo e il tuo personaggino customizzato sul pack restava là. Perché non veniva cancellato. Sì, era cancellato. Nessuno voleva assolutamente, ne fregava un cazzo. Giochiamo a Mario Kart. Ma no, ma come io? No, giochiamo a Mario Kart, non rompere il cazzo. Questo è Freak Boy. Unknown. Roto. Freak Boy della Virgin. C'è tutto quello che mi piace. Freak Boy. Ha degli sbalzi di volume audio assurdi il core. Lui dice che è finito, vabbè. Lo senti questo feeling da tutto sbagliato? Ah, Freak Boy mi permette di fare questa cosa. Muovendo la leva analogica, Freak Boy si ruota l'inquadratura. Se premo Start, però... Lui è Freak Boy. Ed è sostanzialmente un'armatura... Cosa? Ah, Freak Boy può... Praticamente diventa del colore delle cose che si inculca. Vai, Freak Boy, vai. Allora, praticamente il Robocop di DuckTales diventa, no? Ah, però... È questo tutto. Però sono delle bombe in realtà, quelle cose. Quindi adesso io ho ancora una bomba, guarda, Vado qua, questo è chiaramente un ascensore che mi costringe, quello scalino piccolissimo mi costringe a saltare, ed eccomi qua in questo mondo bello. Popolato dalla nebbia. Esatto, però io posso fare così e muoio. Poi l'Ariat e muoio. Grazie, Freak Boy. È stato quello più bello. Grazie, Freak Boy. Secondo me questa serata apre le possibilità di tantissime serate di giochi di merda importanti. Oh, qui invece no, qui c'è del bello. Mystical Ninja ci piace un po' troppo per giocarlo questa sera. A questo punto io direi di chiudere con un gioco veramente brutto.
No, Yoshi's Story è com'è Robotron 64? Magari è bello. Magari è bello, magari è Magistra approved, che ne Esatto. sai? Invece io voglio giocare ancora un po' a questo, invece che no, non sto scherzando. Io ti capisco perfettamente. Lo so, perché sei un signore, sei un gentleman, capito? Allora, dicevamo. Caliber. Dove cazzo è Robotron? Non sarà mica sotto la R. C'è anche Pioro, però 64. Beh. No, Pioro 64 è una figata. E sai perché è una figata? Perché in realtà si è visto un pazzo che ha visto Pioro, che è uno dei minigiochi di WarioWare, e ha deciso, tra l'altro lui, grandissimo, ha deciso di fare una versione di Pioro per Nintendo 64. È un'idea così del cazzo che è fantastica. Questo è Pioro. È un gioco molto bello che c'è in WarioWare. Tu sei Pioro, Pioro deve evitare che i semi cadano a terra, perché se i semi cadono, se lo colpiscono muore ed è game Quindi over. raccogli il seme con la sua lingua, mi stai dicendo? Perché Pioro fa anche rima, infatti, con Sboro. È così. Tanto questa puntata ricordiamo che non va su YouTube, quindi adesso possiamo tranquillamente mettere Balatro. Io ti dico la verità, io adesso vado sicuramente avanti a giocare a Balatro, quindi se vuoi te lo mostro un pochino, poi a un certo punto tu ti rompi il cazzo e vai via e chiudo lo stream. Bello, è una conversione molto bella, molto accurata, con tanto di scenario che cambia, se guardi bene. Tu direi, ma cos'altro può fare Pioro? Niente. Mi fa venire voglia di giocare a Butamaru Punch, non Sì, so a me fa perché. anche venire voglia di fumare crack, comunque. Quindi noi volevamo invece mettere Robotron 64. Certo, c'è Ridge Racer 64, eh. Perché Ma Ridge Racer perché 64? scusate, No, scusa, R64, non è Ridge Racer. Ma anche l'Erasmoquet, la chasse au trésor, cioè mi fa venire una voglia, cazzo. Che disastro. Penso che mio amico aveva comprato il gioco di South Park e voleva convincermi che era bello. ma il gioco di guida oppure lo spara tutto in prima Lo persona? spara tutto in prima persona. Bello. Allora, Robotron sulla carta è uno dei più grandi giochi di tutti i tempi, è Esatto. perfetto. Qui avrai una cosa analogica per spostarti così e usare i quattro pulsanti per sparare in quattro direzioni. Quindi una buona intuizione. Finora comunque è tutto giusto. Eh sì, certo. Ma giusto, approvo fino adesso. Font anni 90 come una merda, ma cosa succede? Cos'è che gli anni 90 sono tipo il baratro, altro che il baratro dei font, cazzo. Allora, Però character design notevole. sì, sono i Mi giusti. Ti dirò, è un po' il concetto di un remake di come faresti un remake oggi, solo che con la grafica di Nintendo 64, però lui è bellissimo. Lui Lui proprio questa idea di fare un personaggio macrocefalo è brutto. e brutto è molto anni 90, sempre questo elogio del brutto. Un giorno scriverò un libro sugli anni 90 lo chiamerò L'elogio del brutto. Perché siccome gli anni 80 erano stati troppo stylish, lo stylish è diventato un nemico del popolo, quindi l'elogio del brutto. Sto cercando di capire cosa devo fare con. Barriera Robotron era impegnativo, eh. Sto cercando di sconfiggere quel mostro indistruttibile, perché ho visto che mi dà punti all'infinito. Quindi invece di colpire l'altro, potrei andare avanti così fino al punto in cui l'altro mi uccide. No, non si può, bisogna uccidere quello. La musica techno però è notevole. Cioè cattiva proprio. Cubi magici. Però più brutti, perché non sono i cubi magici degli anni 80, sono dei cubi di merda. L'ultima famiglia americana. Che bello, che bella frase è. Mi piace anche molto questa idea della visuale così bassa. Guarda, te lo sto per dire, ma l'hai cambiata tu oppure il No. gioco? Come no? Ah sì, l'ho cambiata io, scusami, adesso ho capito. Figo però, cioè puoi scegliere di giocare come un super mona, come
come un mezzo mona perché è zoomato senza senso, e poi finire il livello lo stesso perché sono talmente bravo. Che meraviglia. Allora, è bello perché è stata una serata pianificata per parlare di un libro di cui abbiamo parlato male, parlato bene della concorrenza, mostrato i libri della concorrenza, giocato a giochi brutti. Questo però non è male, è solo che è troppo facile perché bisognava cominciare a prendere per mano il giocatore, ma non è facile bello come l'inizio di Lamatron, che avremmo potuto giocare questa sera a fottere. Prossima settimana allora, Minter. L'unica cosa, guarda, io ti ho detto, l'ho cominciato a vedere, no? La raccolta di Minter, sì. E spizzicando un po', aprendo contenuti a caso, e c'era quello su Grid Runner, cioè il filmato su Grid Runner, sì. Che mostrava mille varianti di Grid Runner che veramente vorrei giocare tutte. E ci sono. Quindi, boh, magari recuperare anche quelle per PlayStation, eccetera, eccetera. Sì. Serata Grid Run. Senti, ma Tempest 3 o X3, come si chiama? Quello della PlayStation, è di Minter? Quello è... Allora, prima di tutto è bello quello, non si sente niente. Sai che forse no. Qui c'è Tempest 3000. No, Tempest 3000, Tempest X3 credo che si chiami, un gioco per PlayStation. Ah, ok, sì, ho capito, perché c'è la conversione di quello per Jaguar, per Saturn, che è fatto malissimo. È brutto, brutto, brutto a te. Invece quello per PlayStation è bello. Allora, è personalmente superiore a quello per Jaguar. Ok, allora, secondo me il problema qua di questo gioco qua è sostanzialmente... Un grosso problema che ha è che è 3D, perché in realtà non è male, anche come Wave, come fatto, ma dovevano farlo 3D, cioè anche qua, non puoi farmi la visione top-down zoomata, cazzo fammela bella, cioè se no rage quitto, bene, rage quittato, ho quasi rage quittato, in realtà è andato in bomba, reset, oh... È stata una serata impegnativa, siamo stati bravi. Sì. Comunque per chi chiedeva, questo gioco è Robotron 64. Consiglio una bella chiacchierata che ho fatto sul documentario di Minter con Joe Pepco, Maderna. Mi sono divertito molto, abbiamo solo parlato. Anche perché lui mi ha fatto avere il gioco gratis 2 settimane prima. Non sono abituato più a queste cose, quindi mi sono emozionato. E poi abbiamo parlato per 3 ore. Quindi, appurato il fatto che... Dio santissimo! Ha portato il fatto che, ok, il mister ha avuto un po' di defiance e tutto. Ha portato che tanto vale tutto, che ce frega, che non la mettiamo su YouTube. A questo punto io stacco il cavo dello Switch dal televisore, lo attacco al gatto e che cosa può andare storto, voglio dire. E giochiamo un po' a Balatro, perché Balatro è bello. Balatro è la Madonna incoronata. Questo cavo HDMI che non entra dentro il gatto, eccolo qua. Poi accettiamo il nostro Nintendo Switch. Ah, va bene, arrivo subito. No, non arrivo subito. Sì, devo prendere il controller. Ma ce l'hai su Switch, vale, però qua. Tutto giusto. È tutto così semplice con KenobiSwatch. Non c'è bisogno di ma fare. Ma ce l'hai su Switch, vale, però. Tutto è effortless nel mondo di KenobiSwatch. E inspiegabilmente c'è Kirby, che però non stavo giocando io, quindi vaffanculo. E lo killo. Ah, però devo dire che ha fatto... Sì, da cosa ha giocato? Kirby, Katamari Damacy, Animal Crossing, Shantae. Va bene, io ho giocato Fitness Boxing, Fist of the North Star, Ken, mai più senza. Voglio chiudere Kirby, non me ne frega niente. E poi però devo un attimo... Che devo fare qua? Perché mi conviene praticamente... Resettare la trasformazione, ripristini la trasformazione, esatto. Ah, come i streamer veri, capito? Con tu che appari proprio vero, bello, mi piace così. Guarda, sei proprio tu. È una serata fantastica. È una serata, io ti voglio dare solo il meglio, Dan, capito? Cioè, non posso pensare di crearti dolore. E finalmente, ecco qua Daniro con Balatro. Guarda che bello. Che finalmente, bello. Guarda come si compone tutto il Balatro. Sì, proprio. È quello che abbiamo sempre sognato, un grande Balatro. Allora io devo capire da dove viene l'appeal di questo gioco, perché tu mi dici poker che ti fa uscire di testa senza le donne nude,
senza Samantha Fox, senza Maria Whittaker, io ti dico perché. Bravo, hai ragione a dirmelo. Io poi non amo il poker, cioè di mio proprio non me ne frega un cazzo del poker, è una cosa che non sopporto. Ma Palatro aggiunge alcuni elementi fondamentali, cioè sostanzialmente tutto quello che è il deck building di giochi successivi. Per esempio, quando tu cominci a giocare hai un solo mazzo, hai il tuo bel mazzo rosso, che ha una caratteristica sua molto banale, nel senso tu devi fare un tot di punti in un round, superare un threshold di punti facendo combinazioni, coppia, doppia coppia, eccetera eccetera, ma non hai solo le carte normali, puoi aggiungere al tuo mazzo carte, puoi avere 10 assi, sì. Puoi avere Joker completamente imbatti? Sì, adesso vedremo come. Lo vedremo come con il Black Deck che ho appena sbloccato. Il Black Deck è un deck che ha la caratteristica di avere un slot dei Joker, che adesso vedrai cos'è in più, ma una mano in meno per ogni round. Cazzuto questa. Va bene, giochiamo. Eccoci qua. Adesso ho capito dove mettere queste finestre da merda, ma credo che il posto dove mettere... No. Io, questo sta qua così, non c'è più la chat, ma che pazienza. Dio madonna, se non riesco a spostarti, guardalo qua, ti metto qua, guarda che bene che stai. Ecco, io sto qua, tu stai qua, è tutto bellissimo. Ti metto un po' più in piccolo, perché così siamo proprio dentro il baratro. Ah, che bellezza. Tutto storto, ma che ce frega. Ok, allora, cominciamo con la prima gara, si parte sempre dall'inizio. Vai. Posso anche alzare un po' il volume perché sento che la musica è andata molto lontana. Allora, tu vedi che in realtà, a differenza del poker, io ho in mano subito 8 carte. Sì. È più bello con 8 carte, lo capisci anche tu. In 3 mani io devo fare 300 punti. Quanto danno le combinazioni lo puoi guardare in qualsiasi momento. Se schiacci un tasto che non mi ricordo, tipo questo, no. Se schiacci un tasto che non mi ricordo, non lo so. Va bene, comunque cosa abbiamo? Abbiamo una coppia di regine. Ci piace, non ci piace, abbiamo 4, 5, 7, 8, 10, potremmo anche pensare di provare a fare delle scale buffe, ma no. Quindi come prima cosa io seleziono una serie di carte basse che non mi interessano e le butto via, le discardo, benissimo. Perfetto. Io ho un limite di scarti che posso fare. Bene. Intanto hai un tristi regina che non è male. Ho un full perché ho anche due jack, quindi adesso io subito gli sparo in faccia questo bellissimo full house. Ovviamente consumo una mano perché gioco la mia mano, però faccio dei punti. All'inizio i punti sono piccolini, nel senso che ho fatto questi punti qua, ho vinto comunque perché sono bravissimo. E qua comincia il bello. Comincia il bello perché adesso lui mi dà dei soldi, perché ovviamente ho finito la mia cosa, ho guadagnato 5 dollari. Molto bene. Questo gioco ha una caratteristica rara su Nintendo Switch, e cioè... Guarda che mi fa uscire, Dio Madonna di Dio. Sì, cash out, vai. No, cash out, sì. Non me lo fa fare. Perché non me lo fa fare? Fammelo. No, non voglio vedere il deck, voglio uscire. Grazie. E qua comincia la perversione. La perversione mi dice che io posso comprare dei jolly. Per esempio, questi sono dei jolly che... Questo l'ho già visto, questo è molto importante in questo momento. Io in alto, nella parte in alto a sinistra, ho uno spazio in cui posso mettere dei joker. Questo lo compro. Questo juggler, ce ne sono tipo centinaia, ha la caratteristica di darmi una mano in più. È molto importante perché siccome questo mazzo ha la caratteristica di farti partire con una mano in meno, questo riequilibra la cosa. Avrei potuto prendere anche l'altro. No, discover, che cosa fa? Guadagni 2 dollari per ogni volta che scarti. Se no discards are used by the end of the round. Ok, troppo complicato per la mia mente in questo momento, no. Però apro un pacchetto, potrei aprire un pacchetto. Il Mega Arcana Pack non lo posso aprire, ma questo sì. Vediamo un po', apro un pacchetto di carte. Qui ci sono dei tarocchi, quindi carte completamente diverse che non vanno nel mazzo, ma permettono di agire da modificatori alle carte che ho nel mio mazzo. Lui mi dà una rosa delle prime 8 carte che ha trovato nel mazzo, mescolato, a cui io posso attribuire qualcosa. Allora, questo è interessante. Judgment crea un Joker. Io ho pochi Joker, i Joker sono fondamentali per avere modificatori a moltiplicare la quantità di punti, eccetera. Quindi questo mi interessa.
inoltre non ce l'ho, vedi, not discovered. Ci sono tutta una serie di bonus, quindi al di là della tua run che poi finisce e devi ricominciare da capo, tutta una serie di carte che tu scopri e che quindi sono una specie di power up permanente a cui tu puoi accedere, non sempre, ma secondo certe modalità. Quando non discovered, create, questo mi piace. E poi ci abbiamo l'alta prelata che crea due carte pianeta, che sono un'altra cosa che vedremo dopo, perché tanto adesso andiamo avanti 10 ore a giocare a baratro con la bava alla bocca. E poi abbiamo Justice che trasforma una carta in una glass card. La cos'è la glass card? È una carta che ha, quando la giochi, moltiplica il tuo punteggio per 2, ma ha una possibilità su 4 di essere distrutta quando la giochi. È tutto così, con mille caratteristiche diverse che arricchiscono tutto. Io userò questa. Questa mi crea un Joker. Che Joker mi ha creato? Ora puoi usare praticamente di questa che hai... Scusami? Dico, tra questa che hai scartato nel pacchetto dei tarocchi, solo una ne puoi scegliere. Ne puoi scegliere solo una. Io ho scelto quella che crea un altro Joker. Così gratis, magari si fa per dire, ho questo, questo joystick, questo Joker goloso. Se gioco carte che hanno come seme i fiori, ottengo un moltiplicatore più 4. Okay. Il moltiplicatore è tutto, perché se tu hai una doppia coppia, ma hai un moltiplicatore per 40, perché sei riuscito a combinare una serie di moltiplicazioni, di moltiplicatori diversi, hai svoltato. Non posso fare altro. Questa è una carta molto importante, mi ha detto Magistretti, che non fa un cazzo, ma che quando ne prendi diverse, il voucher è una carta particolare che puoi comprare una volta sola ogni 3 round, fa una roba pazzesca che Magistretti non mi ha voluto dire. Quindi c'è tutto questo layer un po' di mistero, di cose buffe, eccetera. Seconda, finiamo questo, giusto questo trio, poi ti lascio andare, ovviamente. Oh, allora, qua abbiamo un Full House, no. Abbiamo una Tris di 2 che fa un po' cagare, perché ovviamente valgono pochi punti quando vengono contati. Però ci sono dei fiori dentro, quindi questo Joker reagirà con un moltiplicatore quando giocherò questo fiore, che quindi voglio giocare. Sarebbe interessante però metterci vicino qualche face card, qualche carta che mi falzano un po' il punteggio. Scarto queste 4 e vediamo cosa mi danno. Va bene, ho 2 jack, quindi posso fare di nuovo Full House. Quindi prendo i 3-2, prendo i 2 jack, gioco la carta e siccome ci sono dei fiori avrò un moltiplicatore. Questo cosa che fa? Niente, quello mio è passivo, mi aumenta solamente la size. Quindi lo gioco e vedrai che ci saranno dei moltiplicatori dopo che conta. Esatto. Okay. Ah, per ogni fiore giocato, figata. Quindi ho fatto in un solo colpo 792. Sì. Cazzo, che sono troppo fregno. Freghissimo, cioè così, papà, adesso li vanno su. Ah, bene. Grazie. Benissimo. E qua poi si va avanti. Si decide, ho solo 7 dollari, quindi mi conviene ancora potenziare il Joker. Bello questo Joker dentro la bottiglia di Sales. Retrigger all cards played for the next 10 hands. Questo è bizzarro. Cioè, praticamente ti fa ritornare in mano per 10 mani le carte che hai appena giocato. Intrigante. Questo qua aumenta un discard di 1, che non è male, però non è qualcosa che aumenta. Sono un po' strane queste due carte. Questo è interessante. Ah no, te le conta 2 volte, perdonami. Mi piace. Prendo subito se me ne conta 2 volte. Dai, andiamo subito a giocare, non stiamo a perdere tempo, queste cazzate. Tanto anche perché ho 1 dollaro, cosa devo fare? The Pillar, i boss, ogni 3 c'è un boss. Il boss ha la caratteristica di avere ogni volta una cosa stramba. Questo qua, per esempio, le carte giocate precedentemente, cazzo, prima di questo terzo round della cosa, sono debuffed, quindi non valgono punti. Quindi è folle, perché vuol dire che io non lo sapevo mentre giocavo. Cosa c'è di buono? Che ho vinto con pochissime mani sempre nelle 2 partite precedenti, quindi non ci saranno tantissime carte che hanno questa penalità. Qualcuna sì, quelle che ho giocato. Però devo farsi 100 punti, gli spacco le ossa, sto poveretto, capito? Cioè, non si muove neanche. Scarto subito le carte del merda, tipo questa, questa, questa e questa. Ciao. Mi becco un altro asso e faccio subito con anche i fiori. Buono, un Full House e tanti saluti. Ciao!
infatti faccio comunque un po' comunque alla fine poi devi mandargli comunque 5 come se fosse una mano regolare. Sì, giusto. Anche meno, anche una coppia sono due. Certe volte dico viene buttare via, scartare carte, tipo hai una coppia e ne metti tre che non c'entrano niente. Qua ho fatto 2840 punti. È overkill. Perché ho già giocato parecchio, quindi ho comunque anche cominciato a capire un po' le logiche del gioco. A livello easy, poi probabilmente diventa complicatissimo. Qua gli ho spaccato la faccia. Purtroppo ho perso il voucher bianco. Adesso tutte le carte, tutti i pacchi nello shop sono scontate di 25. Rispetto ad altre mani, ad altri mazzi, questo mazzo non mi sta facendo fare tanti soldi. Ci sono dei mazzi che hanno di default come modificatore di farti fare più soldi, quindi è un po' lento come crescita. Blackboard, moltiplicatore per 3 se giochi, se tutte le carte che hai in mano sono, la madonna, sono quadri o picche, difficile. Questo, minchia. Allora, 20, più 20 di moltiplicatore, ma meno 4 di moltiplicatore per ogni round giocato. Vabbè, è una roba. Ma no, mi compro un jumbo, dai. Vediamo cosa c'è nel jumbo, qui ti mostro ancora le planet card, forse. No, questo è proprio, hai carte. Sono carte proprie. Carte particolari, in alcuni casi. Questa è una carta. Blue Seal. Blue Seal vuol dire che se tengo in mano questa carta alla fine del round, quando vinco, questa carta diventa una planet card. Le planet card sono delle carte che sono dei modificatori del valore di punteggio delle varie combinazioni. Tipo la scala adesso, se gioco la planet card Uranus, vale di più, per dire. Ho detto Uranus a caso. Questa è una carta. E queste carte si aggiungono al mazzo, quindi adesso avrò 53 carte, quindi puoi creare dei deck molto più grandi. Questa qui è interessante perché ha un moltiplicatore più 4 e continui ad averla nel mazzo, resta nel mazzo finché non fai game over, forse anche dopo, non lo so perché in realtà non ho mai giocato due volte con lo stesso mazzo. Queste sono molto belle, questa è una carta foil, quindi vale più punti, 50 punti da sola, ma ha una probabilità su 4 di esplodere quando la giochi e quindi di distruggersi. Questa è la più bella secondo me, la più giocabile, e purtroppo finite i soldi, quindi niente, quindi che te lo dico, così next round va bene. Quando dimmi quando sei pronto, io continuo a giocare per cazzi miei offline, perché vai, adesso sono davanti all'infinito. Allora qua abbiamo un 3-3, vabbè, 3-3 re-re. Sì, tendenzialmente, visto che qua c'è comunque il fiore e là comunque c'è il fiore bello. In realtà qua c'è anche un 10, Jack, Queen, King. Il problema è anche che se non ho un'urgenza di fare tantissimi punti, vado più tranquillo, perché qui dovrei con 10, Jack, Queen, King far venire fuori o un 9 o un asso per avere la scala. E quindi siccome sono stronzo lo faccio. Però tenendomi comunque i 3, quindi diminuendo ancora di più le probabilità di avere culo, ma bisogna provarci, vai. E infatti mi viene l'asso. Anche il 9, mi è venuto sia il 9 che l'asso. Cioè, voglio dire. Tutto quello che ti serve. Tutto quello che mi serve. Potrei anche fare colore, tra l'altro, ma ovviamente il colore vale meno. Anche se un colore di fiori, avendo un Joker qua che mi dà un moltiplicatore più 4 per ogni volta che c'è un fiore, non sarebbe male. Però in realtà mi conviene comunque tenere il 3 e fare 9, 10, Jack, Queen, King, che hanno tantissimi fiori comunque, 4... No, devi avere 5 fiori per fare il flash. Poi ci sono dei joker che ti dicono no, devi avere 4, ma te ne bastano 4 perché venga considerato colore, no scusa. Poi ci sono altri che ti dicono puoi fare 3-4, non avere il 5-6-7-8 ed è scala. Cioè sono bari, è un barare programmato. Va bene, quindi andiamo con 9-10, Jack, Queen, King e ci sono ben 4 fiori che verranno contati di più. Moltiplicatore. E poi c'è anche le gain, quindi ogni volta viene, tac, tac, l'altro joker interviene. Cioè un moltiplicatore assurdo sta venendo fuori. Molto bella come combinazione. E ogni partita, a seconda dei joker che hai, di come si combinano, ovviamente crei delle cose folli. Qua ho fatto 4000 punti. Super overkill. Cioè, super overkill.
è un mazzo molto buono e una combinazione di Joker molto carina già adesso, perché devi giocare di conseguenza, quindi cambia, una coppia potrebbe convenire più di una di un poker in situazione estrema. Pochi soldi. La banana è molto bella, si chiama Gros Michel, non so perché, ma va bene. È un moltiplicatore per 15, quindi tanto, ma una chance su 4 che sia distrutta alla fine del round. Che bella questa. Questo gioco guadagna 3 chips per ogni picca che... no, scusa, per ogni quadro che scarti. Ma il seme di riferimento cambia ogni round. Non me ne frega un cazzo, assolutamente. Preferisco un mega arcana pack che non posso, quindi andrò ancora di arcana pack. Vediamo un po'. Giustizia, imperatore e lo ierofante. Migliora due carte e le fa diventare bonus cards che valgono di più, va bene. L'imperatrice migliora due carte che diventano carte moltiplicatori, buono, mi piace, lo faccio, lo uso. E saranno proprio i miei due assi perché sono stronzo. Vai. Va bene, dimmi quando devi staccare, Dan, perché sennò vado avanti all'infinito. Vedo l'ultima mano, poi vado, metto a dormire il gatto. Ok, dai, guardiamo l'ultima mano. Oh, il cazzo, è pure... Stellino che non sta bene. Stellino. Allora. Select. Che culo, mi è venuto già l'asso amico. Ho un tris di 10. Con dei carte fiori. Sono notevoli. Sì, le carte sono già abbastanza buone. Posso eliminare queste tre tanto proprio per gradire, che non si sa mai che non è qualcosa di buono. No, direi di no, ma intanto mi libero giocando queste tre. E... non so se gioco anche queste, cosa succede? Cioè, se io gioco questa... me la conta per... no, perché non dà punti, non fa parte della combinazione, vabbè. Butto anche queste qua giusto per levarle dai coglioni, gratis. Quindi un bel tris. Again, me la conta di nuovo. 10, again, me la conta di nuovo. Fiori, e fiori, quindi moltiplicatore mio 4. Again, me la conta di nuovo. Il moltiplicatore ancora una volta, e basta. Le altre non contano perché sono fuori dal coso. E intanto qua festa grande e posso fare una doppia coppia. In realtà, cioè in realtà ho... è folle perché ho doppie coppie in tutti i modi. Mi dispiace un po' dover chiudere 9 carte. Mi dispiace un po', però chiudo la partita così perché è evidente che non c'è storia. C'è tutto, moltiplicatore, again, più 11, più moltiplicatore di nuovo. Mi piace questa carta, again, col sales. Penso che sia uno dei miei joker preferiti. Again, va bene, cazzo, moltiplica qualsiasi roba. Vedo che lui mi sta dando joker migliori più gioco, perché vuole ovviamente che io divento più veloce nelle mani iniziali per arrivare al mio limite prima, nella run. È Vampire Survivors, sostanzialmente. È quello proprio, quello bello. Va bene. Perfetto. Quindi hai soddisfatto la mia curiosità e incidentalmente diventa la parte più bella della serata. Incidentalmente diventa la parte, è bella la sensazione, bello il retro gaming, però la sensazione che di colpo il gioco è bello, vedi come cambia anche la dialettica, come cambia l'attenzione a quello che sta succedendo, cioè mentre giochi a quegli altri giochi era un pochino una cazzo così. Secondo me dovremmo smettere di fare retro gaming, potrebbe essere un'idea. Smettiamo, cioè basta, giochiamo solo a Balatro. E poi un canale dobbiamo... è dedicato solo a Balatro. Sì, che chiama Balatro Bisbo, ce lo chiamiamo. ciao Emaleo, Balatro Bisbo, tra l'altro Fabio si è inscimmiato con Inscription, che è un altro gioco di carte con deck building, e quindi quando avremo finito Balatro poi ci dedicheremo a quello, quindi diventiamo una bisca. Questo è uno dei pochissimi giochi che è stato messo su Nintendo eShop e tolto immediatamente col rating cambiato a 18+, perché probabilmente qualcuno di Nintendo l'ha giocato e ha detto: ma che siete scemi, questo qua è 3+, secondo voi stronzi, sta roba qua, diventano tutti quanti ludopati
che vanno poi in casino. Solo Balatro intermezzato da episodi di Balatak. Penso sia la cosa più bella che ho letto questa sera. Grazie, Cattore di Sunshine. È bellissimo. È un'idea fantastica. Bene, io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questa che anche se non sembra una serata su Nintendo 64, una serata che non verrà messa su YouTube. E la cosa più bella è se poi invece la verrà messa su YouTube e tutto il tempo sentiranno su YouTube che continuiamo a dire che non veniva messa su YouTube. Quindi grazie amici di YouTube, in caso. Grazie a Danilo Della Frana per la compagnia grandissima. Un saluto a Fabio che non poteva esserci questa sera, ma in qualche modo esiste, domani mattina tornerà in azione.